State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. C'è ormai una rubrica che sta facendo impazzire tutte le AQPPine. AQPPine? Cos'è? La rubrica di sesso? No, no, la rubrica delle ricette di Heinz Beck. 1, 2, polizei, 3, 4, grenadier, 5, 6, salte kek, 7, 8, gute nacht. Ja, 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 io sono qui per giudicare. Ja, 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 la ricetta dove sta? Gute morgen. Buongiorno chef Heinz Beck, che ci dice oggi di nuovo? Che niente succede? Di nuovo, io sono di umore indeciso, come dice colonnello Coccobrutto. Ah, buongiorno signor Beck, comunque si chiama Coccobello, cioè. Ya ya ya, ma sempre brutto rimane. Chef, su questo le do pienamente ragione, però parliamo di cucina e ricette dei nostri accupipini. Ya volk, oh, ci preparo uno piatto che sicuramente voi mangerete una volta all'anno. Che cos'è, una fiorentina? Fuochino! È un piatto cinese? Nein! Acqua di mare! Vabbè, chef, che piatto è? Facciamo prima. Allora ve lo dico! Calamari ripieni! Di nostra amica Grazia Balestra! E come si fa? Dunque, tu prendi calamaro e riempi di botte, mazzate, botte, botte, così a morbidire bene bene! Poi tagli a testa, sì. Svuota interiore e lava bene, gli fai bene un lavaggio, uno shampoo, un bidet, bello pulito! Ma che finita! C'entra? Autopsia di pelle! Tu prepari il ripieno con uova sbattute, con sale, aglio, prezzemolo e infine metto formaggio e pancarè, perché come dice Acupipina, impasto deve essere bello duro. Se lo dice dopo lei, tu prendi calamaro e infila di dietro tutto ripieno e chiudo con stuzzicadenti, che ricorda è vietato usare a tavola, perché voi italiani mangiate sempre bene ma poi vi pulite i denti davanti a tutti. Per ultima cosa, tu metti calamari in teglia con 4 pomodori! Ma come? Anche se siete 18 persone a cena, lei dice di mettere solo 4 pomodori! Sì. Italiani tirchi, mani mozze! Ma non è vero! Se vi piacere, aggiungete anche olive, olio, caperi, che se non trovate e non avete in casa caperi, prendeteli dal naso! No, adesso potete infornare a 180 gradi per 30-40 minuti e poi buona manciata! Lo sa, chef, che mi è venuta fame? Stasera lo faccio a casa mia, il calamaro. Cosa ne pensa? Cioè, come la giudica i calamari della nostra cupipina? Che ne pensa? Sì. Quando c'è qualcosa da riempire, io sempre contento, ya! Io sempre dire brava Grazia Balestra! Brava, tu sei golosona! Tu bravo massaio italiano che cucina con grazia! E visto che ti piace il pesce e che con due cognome è Balestra, io aspetto il mio ristorante a te, così ti faccio assaggiare il mio ripieno e la mia freccia! Oh, vabbè, vabbè, ok, chef, ma la nostra amica Grazia Balestra cosa suggerisce? Come può migliorare? Cara Grazia, io chef numero uno in mondo, io posso dire che essere brava a cucinare come pochi, e questa Grazia, per te Grazia, è una grazia! Vabbè chef, almeno questa volta non è stato volgare, noi la salutiamo, grazie! Au fine se babboccioni, anche io mi saluto perché vado in ristorante, che se arriva mia amica Grazia glielo do io il colpo di grazia. Il solito, come non detto. Voi AQPPini continuate ad inviare la vostra ricetta al gruppo di Facebook AQPP. Arrivederci chef, alla prossima. Ciao. Ya ya ya, la balestra ecco qua. Ya ya ya, e la freccia dove sta? Grazia, delfina curiosa. M2O.